È arrivato il momento di conoscere le domande che ci fate proprio voi, cari telespettatori. Una di queste è: il mio gatto mi tende agguati e mi morde mani e piedi, facendomi anche del male. Come posso risolvere questo problema? Chiediamolo agli esperti medici veterinari. Ciao Francesca. Ebbene sì, a volte il gatto diventa davvero un guerriero, ma lo fa perché possono esserci varie cause all'origine di questo comportamento. La prima è che è un comportamento naturale, è un comportamento cosiddetto predatorio, quindi il gatto caccia e caccia anche noi, che entriamo ad esempio nell'area di caccia, no, presente nel suo territorio, che è il nostro appartamento, come fossimo un topolino. In altri casi può verificarsi quando il gatto è stato allontanato molto presto dalla sua mamma, che non ha potuto quindi dargli in dotazione la capacità di arrestarsi nell'ambito del gioco, perché attraverso il gioco i gatti imparano a cacciare. Se la mamma non ha avuto la possibilità anche di fargli capire che il gioco è un gioco e quando si va a caccia, il gatto non riesce e quindi il predatore può anche diventare un suo convivente umano. Non puniamolo, perché può diventare ansiogeno per il gatto e quindi a quel punto farci dei veri e propri agguati, cioè aspettarci dietro l'angolo. Avere piuttosto la pazienza di interrompere l'interazione quando ad esempio il gatto si eccita troppo nel giocare con noi, o interrompere il gatto quando utilizza in maniera troppo violenta, senza capacità di fermarsi, le unghie per giocare o il mordere. Aiutarlo svolgendo un po' la funzione da educatori che normalmente svolgono benissimo le loro mamme. E ricordiamoci che il gatto è un predatore e quindi è anche probabile, ad esempio, che questi attacchi si verifichino più spesso all'alba e al tramonto, e sono proprio i due momenti della giornata in cui i felini vanno a caccia. Ti saluto Francesca, un saluto anche ai telespettatori e alla prossima settimana.